come Giovani Democratici abbiamo aderito a tre proposte di legge di iniziativa popolare promosse dall'Associazione Antigone e da altre associazioni che si occupano di tutelare i diritti dei detenuti e di garantire l'implementazione delle garanzie all'interno del sistema penale. Le tre proposte di legge iniziativa popolare sono sostanzialmente volte all'introduzione del reato di tortura all'interno del nostro codice penale, sono volte anche all'istituzione del Garante Nazionale per i diritti dei detenuti, unitamente al censimento dei posti effettivi all'interno dei nostri istituti di pena, e poi ci sono anche una serie di misure volte a contrastare il sovraffollamento delle carceri, che è la vera piaga del nostro sistema carcerario, anche perché senza un percorso risocializzante all'interno delle carceri, che viene reso possibile solo se i detenuti possono essere puntualmente seguiti, non c'è nessuna possibilità di un reale riscatto dei condannati. E l'ultima proposta di legge riguarda la depenalizzazione del consumo delle droghe. Crediamo che si tratti di una campagna nazionale per un progresso in termini di civiltà giuridica e sociale per il nostro Paese, ed abbiamo aderito convintamente a questa iniziativa. Infatti nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, sarà possibile firmare per queste tre proposte di legge di iniziativa popolare in tutte le piazze della Campania. L'iniziativa è promossa da Antigone. Pensate di riuscire a ottenere le firme necessarie per presentare le leggi? Noi ci stiamo lavorando, già siamo a buon punto e credo che con il contributo di tutte le organizzazioni che ci stanno dando una mano, adesso anche il contributo fattivo di tutti i Giovani Democratici, che non è solo a livello campano ma è a livello nazionale, crediamo di riuscire a raggiungere l'obiettivo delle 50.000 firme utili per ogni proposta di legge di iniziativa popolare. Si tratta ovviamente di temi rispetto ai quali ci può essere un pregiudizio da parte del cittadino comune. Però se ci pensiamo bene, per dirlo in maniera molto franca, se un detenuto, un condannato, esce dal carcere, tra virgolette, peggio di come ci è entrato, questo è un pericolo maggiore, è un pericolo moltiplicato per tutta la comunità. Quindi io sono convinto che se, come stiamo facendo noi Giovani Democratici in Campania e in tutta Italia, riuscissimo a spiegare bene il senso di queste proposte, il pregiudizio del cittadino comune sparirà. E invece la politica a volte sconda proprio questo fatto, perché la politica, soprattutto oggi, si sta riducendo a mera propaganda e a consenso elettoralistico.